Bentrovati dalla vostra fata zucchina, io spero che voi siate tutti a casa perché ci pensiamo noi e ci penso io in questo caso a portarvi in giro. Oggi andiamo in Umbria, che è una terra di elezione per tantissime cose, i paesaggi, la natura, le persone ma anche le lenticchie. Le abbiamo già sperimentate insieme ma oggi, visto che siamo tutti a casa, vi voglio agevolare. Arriva una lenticchia che è rossa, molto brillante, più piccolina e decorticata. Che cosa vuol dire? Che gli è stata tolta praticamente la buccia, la cuticola esterna, questo la rende più digeribile e soprattutto non va a infierire sulla nostra flatulenza, quindi niente gas intestinali. Questa è la prima magia di oggi, ma la seconda ce la porta un medico. In questi giorni siamo abituati a sentire tanti medici, ce n'è uno che apparteneva all'antica Roma, il dottor Galeno, e pensate che era un medico assolutamente importante per l'epoca, perché era quello che seguiva ufficialmente Marco Aurelio e anche tutti i legionari e i gladiatori dell'antica Roma. Che cosa consigliava loro? Di mangiare le lenticchie. Già allora erano considerati la carne dei poveri, quindi un'alternativa diciamo a portata di spesa per tutti, ma soprattutto un vero e proprio salvavita. Quindi la regola delle lenticchie, che sono ricche di proteine e di ferro e che quindi ci aiutano a costruire i nostri anticorpi, a vincere tutte le battaglie, da Galeno vale ancora oggi. E allora noi la portiamo in tavola con questa ricetta autografata. E quindi partiamo dalle nostre lenticchie che andiamo a cuocere per 15 minuti, vi dicevo cottura veloce, con il doppio del peso di acqua. Quindi lenticchie acqua, intanto ci portiamo avanti, carote alla mano, le abbiamo pelate, le andiamo a tagliuzzare e le andiamo ad unire alla cottura delle lenticchie. Poi con questo bel composto, che sia bello omogeneo, andiamo a triturarlo all'interno di un frullatore, di un multimixer. Poi aggiungiamo via via gli altri ingredienti, che sono l'uovo, l'aglio e la salvia. Vi faccio notare, sono tutti ingredienti che vanno a rafforzare le nostre difese immunitarie, quindi è una ricetta che ci renderà fortissimi. Una volta mischiato tutto e miscelato tutto bene, otteniamo un composto omogeneo e via, andiamo a preparare la ricetta del giorno, che sono le polticchie, ovvero le polpette di lenticchie, che sicuramente piaceranno ai vostri bambini ma anche agli anziani. Insomma, con una ricetta mettiamo d'accordo tutti, visto che siamo a casa e mangiamo tutti insieme. Ultimo passaggio, prima di andare in forno per un quarto d'ora a 180 gradi, le andiamo a impanare in modo un pochino diverso. Utilizziamo i semini di sesamo, quindi le andiamo a insesamare. In forno 15 minuti, vi dicevo, e poi via e serviamo in tavola. E come diceva il dottor Galeno, queste polticchie vi forniranno energia non soltanto per stomaco e intestino, ma per tutta la vostra vita. E visto che in questa settimana cade la festa della felicità, tutti forti, restate a casa, ma felici a casa con Fata Zucchina. Sono Flavio Bettini, titolare di Bettini Bio. Vi invito a provare la nostra lenticchia decorticata bio alla prova del social, perché essendo priva della cuticola esterna, si cuoce in fretta senza ammollo, è ricca di proteine e risulta più digeribile e amica dell'intestino.